arrivando nel tunnel e vedendo la TBM, ho avuto l'impressione di andare nello spazio. Mi ha colpita molto il rapporto dell'ingegnere con la macchina e poi il rumore dell'acciaio che incontra la roccia, quest'urlo della materia, questo momento di impatto che considero come un privilegio averlo potuto sentire. La cosa che penso mi darà degli spunti nel futuro è quest'idea del cemento come punto di sutura, come materiale di cura della montagna. E quindi questa lettura del cemento non tanto come un peso visivo, ma come una cura del vuoto, è un legame che aggiunge qualcosa a questa ricerca che era già in corso. Quello che spero di poter dare in cambio dell'accoglienza molto calda che c'è stata sul cantiere è di poter spostare lo sguardo e magari aggiungere una forma di meraviglia o comunque un punto di vista diverso. A me la cosa che ha colpito molto nel cantiere è stato lo sguardo di tutti gli operai che avevano questa forma di meraviglia già negli occhi.